ringraziare intanto la federazione del mio partito di Roma e gli ospiti che hanno accettato di partecipare a questa iniziativa per l'intelligenza politico-culturale con cui è stata pensata e organizzata questa iniziativa. E mi fa piacere che l'iniziativa sia ripresa, perché questo ci permette, anche se non siamo tantissimi, come è naturale, iniziative di questo tipo presenti qui fisicamente, di socializzarla attraverso i mezzi. E quindi mi auguro che possano essere centinaia, migliaia di persone, possono essere raggiunte da questa riflessione così importante. Perché dico importante? Non è un... Chi mi conosce sa che non ho propensioni alla cortesia formale e diplomatica, anche se certe volte non guasta, ma perché dico importante? Perché tutte le guerre, in ogni epoca, e in particolare nelle epoche più recenti in cui attraverso l'utilizzo dei media, prima solo la radio, poi il cinema, la televisione, ma in tutte le epoche, diciamo, in cui i popoli hanno avuto una qualche voce in capitolo, sia pure strumentalizzati nell'appoggiare la guerra dei gruppi dominanti, nell'essere trascinati nella guerra, tutte le guerre sono sempre state presentate come delle guerre nobilissime. La guerra in nome della pace, in nome della libertà, in nome della democrazia, in nome della civiltà. E anche oggi, in cui spinte potenti, pericolose esistono nel quadro internazionale, poi ci ritornerò, verso il pericolo che Papa Francesco ha denunciato in modo così esplicito, più di ogni altra autorità politica o religiosa a livello internazionale che io sappia, cioè la terza guerra mondiale è già cominciata, ma è cominciata a pezzetti. Il rischio è che questi pezzetti si unifichino e si vada una conflagrazione globale. Il Papa ha aggiunto qualche giorno dopo, qualche mese dopo aver detto queste cose, convoca il Giubileo, che io mi permetto di interpretare fondamentalmente come un Giubileo della pace e del dialogo tra i popoli, tra le religioni, tra le civiltà, una scelta che vuole avere una forte incidenza sui pericoli che incombono sul mondo di oggi. E poi aggiunge: il mio papato sarà breve, forse anche la mia vita. E, come dire, a buon intenditore, poche parole, ecco, non credo che si tratti di un riferimento rituale. Il Papa sa come i grandi capi di Stato, gli uomini che discutono e hanno le informazioni più inquietanti sui pericoli che gravano sul mondo, il Papa sa quali sono i pericoli, qual è la minaccia, e sa che i nemici della pace non sono disposti a retrocedere nemmeno di fronte alla sua liquidazione fisica, qualora il Papa dovesse diventare questo Papa o altre autorità religiose. Io parlo del mondo che conosco meglio, ma qui siamo, come dire, in un contesto ecumenico, o da altre autorità religiose, per esempio il Papa ortodosso, che si è schierato con non minore determinazione e anche in sintonia per certi versi col governo del suo paese, col governo russo, contro
il pericolo della guerra, nemici della pace non sono disponibili, non hanno a retrocedere di fronte a qualunque atto, qualora fosse inteso come un ostacolo al compimento del loro disegno. Ebbene, anche la guerra, il tentativo di costruire un contesto favorevole allo scatenamento di una terza guerra mondiale, ha bisogno, soprattutto nei confronti delle opinioni pubbliche dell'Occidente, diciamo meglio, le opinioni pubbliche dei paesi capitalistici sviluppati, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Giappone, quindi Occidente e Oriente si confondono qui. Paesi in cui l'opinione pubblica un suo peso ce l'ha. C'è bisogno di una manipolazione pressoché totale dell'opinione pubblica di questi paesi attraverso un sistema mediatico sempre più totalitario, per poter convincere una parte, la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica di questi paesi, che una guerra è necessaria. Cioè, questi sono i presupposti, la guerra si prepara prima. E quale è, a mio modo di vedere, ma ho sentito riecheggiare il tema negli interventi di tutti e tre i relatori, il punto su cui si cerca di costruire una nuova crociata? Si cerca di costruire un contesto politico-psicologico, e le opinioni pubbliche in modo particolare, americana e europea, i paesi dell'Unione Europea, secondo cui la nostra civiltà, non interessi economici, politici, la nostra civiltà è minacciata da alcuni nemici. E in questo caso il paradigma che si cerca di costruire è la civiltà cristiana, è minacciata da un Islam che per definizione, in quanto Islam, sarebbe aggressivo, minaccioso, nemico della civiltà cristiana. Guardate, la cosa è molto pericolosa. Io ho avuto modo di dire in un'altra occasione, io sono tornato da poco a vivere in un piccolo paese di provincia dove sono nato, in provincia di Cremona, un paese di 10.000 abitanti, un paese che ha sempre avuto negli anni 70-80 una fortissima egemonia cattolica della parrocchia, dell'oratorio, e ancora oggi l'oratorio è uno dei più, devo dire positivamente, uno delle poche strutture collettive attive che ancora creano un certo tipo di attività sociale nel paese. Mi ha colpito quando si fa la vita di paese, si ritorna a fare la vita del bar, no? La partita a carte, gli amici, no? Questa abitudine che nelle città obiettivamente un po' si perde. E mi ha colpito una quindicina di giorni fa, vado al bar e la barista, madre di una ragazza di 18 anni che era andata da poco a Berlino in gita scolastica, e io le dico: ma tuo figlio sarà entusiasta di questa gita? Dice: no, è terrorizzata, sì, ha paura dell'ISIS, ha paura del terrorismo, ha paura che Berlino sia una città dove possa essere colpita dal terrorismo islamico, ha paura che durante il volo aereo possa... Stiamo parlando di una... è un ritrattino di paese, di gente normale, ecco, se mi passate il termine, semplice, non politicizzata, che risente in modo semplice, no? Statisticamente normale, dell'atmosfera che si sta creando nella civilissima Italia ed Europa. Del resto, non sono un dietrologo, non so chi abbia ispirato l'attentato di Parigi contro Charlie Hebdo, non lo so.
però ne valuto gli effetti. Non so se l'orrendo crimine sul barcone degli immigrati, in cui un immigrato sedicente di fede islamica pugnala un altro immigrato solo perché porta la croce cristiana al collo, può darsi che forme di, non è questo in sé che mi ha colpito, forme di esasperazione in situazioni del genere possono provocare atti di violenza inconsulta. Quello che mi ha colpito è il clamore mediatico che questo evento ha avuto. Una vera e propria azione, non so se cosciente o incosciente, del sistema mediatico di questa parte del mondo, volta a terrorizzare, così come nel caso dell'ISIS, così come nel caso di Charlie Hebdo, la gente normale, la gente semplice, cioè siamo in presenza di una minaccia oscura che sorge in paesi lontani e che minaccia la nostra civiltà. Giornalisti occidentali sgozzati in diretta con i video, eccetera. Non mi addentro, gli esempi mi sembrano significativi. E quello che mi ha colpito di più, devo dire che me lo aspettavo, perché credo di avere, pur essendo dall'età di 17 anni più o meno un non credente, non ho mai smesso di avere un grande interesse per le problematiche religiose, che le considero un fattore, diciamo così, fondamentale della vita degli esseri umani. Il 90% oggi dell'umanità crede in qualche fede, quindi prescinderne significa non fare i conti con quello che è l'umanità oggi, perlomeno la grande maggioranza dell'umanità, non solo vorrebbe dire dare prova di settarismo ideologico, ma anche non dare prova di scarsa conoscenza della realtà, scarsa aderenza alla realtà. Bene. La cosa che mi ha colpito di più, dopo questo delitto sul barcone e il clamore mediatico, siccome ho ascoltato, come faccio tutti gli anni quando non sono via, la predica di Papa Francesco in piazza, in Città del Vaticano, in piazza, che è avvenuta pochi giorni dopo questo crimine, è chiaro che il Papa ha giustamente condannato tutti gli episodi che si manifestano in diverse situazioni del mondo di persecuzione nei confronti dei cristiani, è evidente, ma ha avuto il coraggio, andando controcorrente, contro una certa, diciamo contro la corrente che vuole creare l'atmosfera dello scontro di civiltà, ha avuto il coraggio dal pulpito di Piazza San Pietro di dare questo segnale al mondo, cioè di dire non traiamo da questi atti, non traiamo le conclusioni da scontro di civiltà, da intolleranza ideologica nei confronti di altri popoli, di altre religioni, ovvero, traduco, non aiutiamo i fautori di guerra e i fautori di scontro di civiltà. Da dove nasce questo il pericolo della guerra? Ci vorrebbe un altro convegno, ce ne vorrebbero tanti, come giustamente dice il dottor Stock. Tentiamo una chiave di lettura tra le tante possibili, naturalmente in modo estremamente telegrafico. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, i grandi paesi capitalistici sviluppati, gli Stati Uniti, l'Europa occidentale, il Giappone, incidevano per il 75% sull'economia mondiale, erano i padroni del mondo. Oggi il rapporto tra i paesi del G7, maggiori potenze industrializzate del mondo, e i BRICS, nuove potenze
emergenti nel mondo contemporaneo si sta equilibrando. La Cina ha superato gli Stati Uniti. E secondo gli studiosi di economia di parte occidentale, nei prossimi 20 o 30 anni l'area dei BRICS e dintorni, diciamo del non allineamento, inciderà per i 2/3 sull'economia mondiale, i paesi del G7 incideranno all'incirca di 1/3. Cioè è in atto un rivoluzionamento degli equilibri economici, politici, a livello mondiale, rivoluzionario. Diciamo che le prime due guerre mondiali sono scoppiate per molto meno. Pericolo nasce da lì, perché di fronte a questa dinamica inarrestabile dello sviluppo umano, cioè popoli e paesi per secoli, per millenni, come qui è stato ricordato, utilizzati dai paesi cosiddetti civilizzati come serbatoio di manodopera, di materie prime, stanno finalmente emergendo con la propria dignità, la propria volontà di esistere. Quale che sia poi il giudizio, se non, ripeto, anche qui ci vorrebbero tanti altri convegni, no? Che possiamo dare sulla situazione in Cina, in Russia, in Brasile, poi uno qui, poi si entra nel dibattito più specificamente politico, ma insomma interessa un discorso più generale, come è stato fatto qui dagli altri relatori. Stanno emergendo. E di fronte a questa emersione è evidente che gli storici padroni del mondo, di quel 75%, hanno due modi di porsi. Questi due modi sono stati riassunti da una testa d'uovo della politica estera degli Stati Uniti d'America, quindi non un pacifista o un bolscevico come Zbigniew Brzezinski, poi ha scritto un libro, consigliere per la sicurezza nazionale di Carter, di altri presidenti, ed è un libro molto lucido in cui dice: il mondo è un bivio e l'Occidente è un bivio. Da una parte c'è la terza guerra mondiale, se l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti d'America, non accettano di ridimensionare la loro leadership mondiale e trattare le forze emergenti. Oppure, lui lo chiama in questo libro, oppure c'è il patto con l'Asia, che è una semplificazione per dire il patto con i BRICS, il patto con i vecchi e tradizionali padroni del mondo, con l'America Latina, con l'Africa, con l'Asia, con tutti quei popoli e paesi che stanno emergendo sulla scena mondiale. E quindi l'alternativa è guerra o pace e cooperazione, no? Un compromesso storico, questo sì storico, tra paesi, tra anche con un regime sociale diverso, di diverse religioni, eccetera, ma un patto per assicurare, per una certa fase almeno al mondo, uno sviluppo, tra virgolette, pacifico, come dire, non autodistruttivo, non catastrofico, come sarebbe un conflitto mondiale. E mi pare che questa sia la portata oggi del problema. Diciamo, per dare qualche riferimento, in questo caso più specificamente politico, noi abbiamo l'impressione che noi come partito, questa almeno la nostra analisi, che oggi questa linea più aggressiva, quella che il Papa denuncia come la più pericolosa, stia emergendo in modo maggioritario e preoccupante nel gruppo dirigente degli Stati Uniti. E la visita di Netanyahu, lo schiaffo dato a Obama, e Netanyahu che va al Congresso a prendere gli applausi scroscianti della maggioranza del Congresso americano, è il simbolo plastico di questo tipo di dinamiche. Vada che quando parliamo di Obama non saremo certo noi a parlare di Obama come di un pacifista, ma è un'altra linea, che è anche la linea di Kissinger, che dice: attenzione, Kissinger, che è un conservatore, quello che ha sostenuto Pinochet, quello di Stato in Cina, che lui non è un uomo, non è un democratico, non è un progressista, ma forse un realista, che dice: attenzione, che qui andiamo
verso uno scontro mondiale in cui sappiamo come comincia, forse non sappiamo come finisce. Questa linea purtroppo sta prevalendo anche nel gruppo dirigente del Giappone, se ne parla poco qui da noi, ma il nuovo premier giapponese si sta collocando in sintonia con questo orientamento. Il Giappone non è ancora una potenza militare, ma può diventarlo in un attimo. Hanno la tecnologia e le risorse per diventare una grande potenza nucleare distruttiva nel giro di pochi anni, forse meno. E non a caso l'attuale premier giapponese, che è su questa posizione, sta portando avanti un'iniziativa per cambiare la Costituzione del Giappone, che proibisce l'esistenza di forze armate, tra virgolette, con funzione esterna di intervento. Le cose sono collegate, purtroppo. In Europa, fortunatamente, questa linea non ha ancora prevalso. Mi pare che gli accordi di Minsk tra la signora Merkel, Hollande e Putin, i rappresentanti delle diverse fazioni che si combattono in Ucraina, sia stato un segno, diciamo, della ricerca di un compromesso, di frenare questa dinamica per cui dall'Ucraina l'Ucraina poteva diventare la miccia. È stata costruita l'Ucraina dai fautori di guerra come la miccia attorno alla quale far deflagrare il conflitto tra la NATO e la Russia. Scusate se è poco, no? Una roba da niente. Pare che la Francia e la Germania si siano messe di traverso, mi pare che l'Italia anche se poi l'Italia, il governo italiano, difetta sempre di un coraggio nel posizionarsi con nettezza, no? In un senso o in un altro, allora prima un colpo al cielo, un colpo alla botte, ma insomma mi pare che almeno su questo punto, non discutiamo della politica sociale, anti-operaria, antipopolare, cioè diamo per scontate queste cose. Qui non ci sono estimatori di Renzi, del governo Renzi o del Partito Democratico a guida Renzi, ecco, ma dobbiamo cercare, come anche della signora Merkel, ma dobbiamo cercare di vedere le cose, le dinamiche anche nei gruppi dirigenti per quelle che sono, se vogliamo avere un approccio non propagandistico alla realtà del mondo. L'Italia, insomma, si barcamena. Un giorno Renzi esalta il governo, il modello americano, e però un altro giorno apre attraverso l'Expo il rapporto economico con la Cina, dimostrando in qualche modo di recepire almeno quella parte del suggerimento di Romano Prodi e di quell'ala del mondo cattolico della ex democrazia cristiana che si è ispirato storicamente alla linea di Mattei, Leni e poi di Aldo Moro. Insomma, tanto per dare qualche riferimento. Mattei è la linea di Mattei, Mattei è l'antesignano di una linea di cooperazione internazionale che oggi diventa ancora più attuale. Cioè lui la persegue dal punto di vista dell'Italia, no, ma oggi, vorrei dire, una linea Mattei su scala internazionale è, lasciatemelo dire così, la proposta che viene dai BRICS, la proposta che seduce una parte dell'Occidente, quello meno aggressivo, e una parte invece che terrorizza quelle componenti del capitalismo e l'imperialismo a livello internazionale che non vogliono trattare un ridimensionamento della loro leadership a livello internazionale, che dicono no, noi vogliamo continuare ad essere i padroni del mondo, punto. Questo è la dinamica. Che cosa fare? Pochi minuti ancora, se mi è consentito. Ma a livello internazionale, credo di averlo già detto, bisogna creare una grande coalizione internazionale, una grande convergenza che è economica, che è politica, che è di civiltà, che è di religioni, che è di culture, contro questa escalation verso la guerra. E ne hanno parlato così bene i relatori che mi hanno preceduto, io sinceramente non ho niente da aggiungere.
l'Europa, il dottor Stockel ha introdotto il tema delle forze armate europee, è un tema molto delicato, non so se ho inteso bene le sue parole, mi corregga se sbaglio. Forze armate europee può voler dire tante cose. Parliamo di forze armate dell'Unione Europea come gamba europea della NATO? No. Oppure possiamo pensare, tanto che l'Europa non è solo l'Unione Europea, lì qui metto in campo quella che è una proposta del partito nostro su questo punto, l'Europa è tutta l'Europa, dal Portogallo alla Russia, dal Portogallo agli Urali, si diceva una volta. Allora perché non immaginare un'uscita della NATO dall'Europa e un'Europa intera, a partire dai suoi paesi anche militarmente più forti, Francia, Gran Bretagna, con la Gran Bretagna sarà più difficile, loro seguono molto gli Stati Uniti, ma anche lì c'è una dialettica. Francia, la Gran Bretagna, la Germania e la Russia, un sistema di sicurezza paneuropeo in cui, non costruendo un nuovo blocco militare, ma costruendo un patto di cooperazione sul modello ONU, diciamo di implementazione a livello europeo di quello che all'ONU era stato concepito come il ruolo dei caschi blu, che poi in realtà non si è mai voluto attuare perché un esercito, una forza armata vera dei caschi blu, gli americani non l'hanno mai voluta. Perché se tu avessi una forza armata fondata sulla cooperazione internazionale di caschi blu vera, plurale, non solo delle grandi potenze, di tutti i paesi, è chiaro che non potresti più dire utilizzare la NATO come unico strumento militare per intervenire a implementare le risoluzioni dell'ONU. Non l'hanno mai voluto perché volevano che fosse la NATO il braccio armato. Questo problema è ancora aperto. Un'Europa che costruisce un sistema di sicurezza di questo tipo, che le permetterebbe, anche qui scusate se riassumo molto, di evitare sia la subalternità agli Stati Uniti e l'appartenenza a un qualsivoglia blocco militare, sia l'ipotesi, come dire, eticamente rispettabile ma poco realista sul piano politico, del disarmo unilaterale, no? Perché di fronte poi ai pericoli, alle insidie che ci sono nel mondo, se si va dai popoli e gli si dice noi ci disarmiamo, no, la mamma, no, la barista del mio paese dice noi se abbiamo l'ISIS, se abbiamo le minacce, la gente che tira le bombe eccetera, e noi ci disarmiamo, ma siamo scemi, no? Allora mi tengo la NATO, no? È già avere una proposta che garantisca sicurezza, per questo parlo di un sistema di sicurezza, quindi un qualche cosa che sappia parlare alle forze armate dei paesi, alle forze armate nazionali, alle forze armate che sono attente al tema della sovranità nazionale e dell'interesse nazionale rispetto ai fautori di guerra a livello internazionale, oppure al tentativo che c'è di una parte almeno degli Stati Uniti di colonizzazione dell'Europa, di mantenere l'Europa in una condizione subalterna. Ma se non c'è un patto tra l'Europa occidentale e la Russia, non si crea la massa critica e il rapporto di forza sufficiente per dare una credibilità realistica a questo progetto. E al tempo stesso un'ipotesi del genere evita un altro pericolo, che è quello del riarmo dell'Europa, perché se noi assumiamo la tesi che oggi è di alcuni settori dei gruppi dirigenti dell'Unione Europea, secondo cui magari si può anche uscire dalla NATO, ma però bisogna riarmare Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e magari dotare questi paesi delle armi nucleari, con la Germania che si dota, e potenziare l'armamento nucleare, sì, qui siamo in presenza di un progetto di autonomia dell'Europa, ma di una autonomia aggressiva, ma noi diciamo nel nostro linguaggio comunista un progetto neoimperialista, di potenziamento di un ruolo e di una funzione neoimperialista, o se preferite neocoloniale, neointerventista in senso coloniale, non difensivo, del progetto.
del progetto europeo. Ecco, per dirla, concludo, mi avvio alla conclusione. La rivista che sicuramente conoscete, l'IMES, e qui non stiamo parlando di una rivista bolscevica, stiamo parlando di una rivista che è espressione di settori del capitalismo italiano, del mondo politico e anche dei settori militari, intelligente e non guerrafondaria, la quale ha pubblicato qualche anno fa. Erano gli anni in cui c'era l'ascesa di Tony Blair, diversi anni fa, la svolta liberale del populismo inglese, pubblicato un numero dedicato al tema dell'Europa che portava questo titolo che non è formidabile nella sinteticità con cui riassume il problema, cioè Euro-America o Eurasia? E in negativo, è chiaro il senso, cioè e in negativo questo numero era una risposta a una affermazione molto chiara in senso opposto che Tony Blair fece in un'intervista famosa a Le Monde, in cui Tony Blair diceva: ci sono due progetti di Europa, ce n'è uno che ha come suoi architravi Londra, Berlino, Parigi e Washington. Euroatlantico, no? Euroamerica. Ce n'è un altro che ha come suoi architravi Parigi, Berlino, Mosca, Nuova Delhi, Pechino. E questo non va bene, non buono. Che questo sgancia l'Europa dalla solidarietà atlantica, dall'ombrello protettivo degli Stati Uniti, e che ovviamente per Tony Blair, che in quel momento era la voce, the voice of America in Italia, perché questo purtroppo è diventato il storico e glorioso partito laburista inglese. Tony Blair riassumeva in negativo quello che era invece la proposta in positivo che veniva sostenuta, il dilemma che veniva posto da Eurasia, che io ho cercato di portare come contributo alla riflessione stimolante che il dottor Stocker faceva. Concludo perché è tardi, dico che sulla problematica Togliatti-Secchia, via italiano al socialismo, via pacifica, natura della guerra, come cambia la natura della guerra, di convegni a farne due o tre. Mi limito anche qui, consentitemi la schematicità. Io sono stato formato da giovane, quindi porto una testimonianza personale, da tre compagni lombardi che sono stati forse i tre più stretti collaboratori di Pietro Secchia a Milano, quando Pietro Secchia fu dimissionato, diciamo, da quel caso Seniglia, dalla direzione del PC, e fu mandato per un periodo a fare segretario regionale in Lombardia. Compagni che erano Alessandro Vaia, che fu generale delle Brigate Internazionali con Luigi Longo, il vice di Luigi Longo durante la guerra di Spagna, con Giuseppe Sacchi, che fu segretario della FIOM di Milano negli anni 60, gli anni della famosa riscossa degli elettromeccanici che fu la premessa poi dell'esplosione sociale e politica del 68, e Arnaldo Bera, che fu segretario della Federazione di Cremona, comandante partigiano Mantova, che fu vice responsabile dell'organizzazione regionale in Lombardia, che viveva in un paese vicino al mio, e quindi con il quale mi sono incontrato negli anni del movimento studentesco, quando ancora avevo 16-17 anni. Questi tre avevano, che erano stati strettissimi collaboratori di Pietro Secchia, avevano tre opinioni diverse sulla questione, sul rapporto tra Secchia e Togliatti. Cioè, uno diceva: no, non c'era una sostanziale divergenza, erano questioni marginali, che è la tesi che sostiene anche Enzo Collotti, storico di fama, nella sua nel messaggio di presentazione alla pubblicazione dell'archivio.
l'archivio di segno. Un altro compagno diceva no, non è vero, avevano su alcune questioni di fondo opinioni molto diverse, e quindi Togliatti, quando ci fu il caso Cinica, approfittò per liberarsi di un oppositore interno, e c'era una terza posizione che diceva né l'uno né l'altro, né l'uno né l'altro. Quindi questo tema, tra l'altro, via pacifica, insurrezione, difesa armata, preparazione del movimento operaio ad una difesa armata nel caso in cui si determini un colpo di Stato fascista, questa è una problematica che ha accompagnato e accompagna tuttora il dibattito, certo, direi non pubblico, dei partiti comunisti, ma certamente è stato tema di discussione ed è tema di discussione in tutti i paesi, moltissimo nell'America Latina, no, dove i colpi di Stato fascisti erano all'ordine del giorno. Ci fu un'autocritica storica, per esempio, di Corvalán e dei dirigenti del Partito Comunista Cileno, da una parte per non essersi illusi sulla fedeltà costituzionale delle forze armate di Pinochet, dall'altra per non essersi dati una struttura semilegale adeguata, e dall'altra una critica al Partito Socialista e al MIR per una politica settaria che aveva spinto a destra i ceti medi, che non aveva invece consentito un rapporto, come invece poi chiede Berlinguer, che riflette sui fatti del Cile, che evitasse la spaccatura a metà del paese tra movimento operaio, tra proletari e ceti medi, ma anche tra marxisti e cattolici. La riflessione di Berlinguer nasce da lì, sono tre scritti su Rinascita, riflessioni sui fatti, del Cile. Quindi c'è una discussione ancora viva, sulla quale, se pensiamo che sia utile, forse meno legata al tema di questa sera, però se i compagni ritengono, compagni, non compagni, amici, che sia utile, credo che abbiamo degli storici, degli studiosi di questa vicenda che possono dare un contributo anche con tesi diverse. Io vorrei concludere con una sola considerazione che in parte può essere legata a questo tema, in quanto discussione sulla natura della guerra e su come cambia la natura della guerra, con le armi atomiche, con le armi di sterminio, eccetera, che è un tema che è presente nel dibattito e nella riflessione del PC dopo che è avvenuta l'emarginazione di Pietro Secchi, e quindi non è un tema, cioè noi non sappiamo in che modo questo tema nella direzione del PC di allora sarebbe stato discusso, o venga discusso. Comunque gli storici, qui abbiamo degli storici illustri, non vi sono documenti di un dissenso all'interno del gruppo dirigente del PC su questa questione posta da Togliatti, ma posta da Togliatti nel discorso di Bergamo, che è, non ricordo l'anno, ma degli anni 60, se non sbaglio, forse del 1960, con sé che ormai è emarginato e che non partecipa a questa discussione. No? Lo scontro, diciamo, la vicenda Secchi a Togliatti avviene in una fase precedente, e noi non sappiamo se questo tipo di discussione, che forse era in gestazione già nella metà degli anni 50, il gruppo dirigente del PC, ma anche tra i sovietici, no? Il tema della via pacifica, della possibilità o meno di un'avanzata al socialismo senza che la guerra mondiale fosse inevitabile. Però voglio solo aggiungere un video, citare un video sconvolgente che ho letto su Facebook, e oggi su Facebook si trovano delle cose, del generale Mini, un'intervista di una decina di minuti al generale Fabio Mini, no? Già comandante dell'arma dei carabinieri. Esercito, scusami. Non viene dai carabinieri lui? No. Perfetto, chiedo scusa. Che è stato nello Stato Maggiore nella direzione della partecipazione alla guerra dell'Italia al conflitto in Jugoslavia, quindi ha avuto delle responsabilità in sede NATO, quindi non stiamo parlando né di un pacifista nel senso della non violenza, né di un antimilitarista nel senso, come dire, un po' sentimentale
del termine, il generale Mini, che dice in questa intervista, attenzione, perché la ragazza che lo intervista gli chiede, ma terza guerra mondiale, perché non può esserci una terza guerra mondiale con tutte le armi atomiche, cioè ripropone la versione di Togliatti, cioè degli anni 60, ma il mondo intanto è cambiato, si tirano le armi, ci sono abbastanza armi nucleari, la Terra per distruggerla 3, 4, 5, 6 volte, quindi ormai di armi potenti le hanno gli uni e gli altri, non è pensabile che Maduro, e lui dice no, voi ragionate ancora in termini come se la terza guerra mondiale necessariamente sarebbe una guerra combattuta con le armi nucleari, con le armi chimiche, e si ferma lì, sulle batteriologiche non interviene, ma dice, voi forse non vi rendete conto che oggi il riferimento è agli Stati Uniti, ma lui non li nomina, esiste una ricerca scientifica e tecnologica così avanzata, e cita uno scienziato australiano che ha portato avanti questo tipo di ricerca, secondo cui è possibile artificialmente provocare delle catastrofi naturali, terremoti, tsunami, è possibile. Per cui lo scenario che ci sta, che in determinate elite politico-militari che vogliono dominare il mondo di domani e che cercano di rendere gestibile una terza guerra mondiale, è uno scenario di questo tipo. Voi provate a immaginare, come ne vediamo nei film di fantascienza, un terremoto o uno tsunami che distrugge un paese, che lo mette in ginocchio, che provoca, non solo che possa essere provocato artificialmente, cioè diventa un'arma di sterminio rispetto alla quale, se tu non sei in grado di dimostrare, questi ti mandano la catastrofe naturale, ti distruggono e poi ti mandano pure gli aiuti con le loro truppe per fare l'intervento umanitario. Sì. Questo è uno scenario assolutamente inquietante, di cui il Papa è a conoscenza, come sono a conoscenza i grandi capi, e che probabilmente diventerà il terreno di una riflessione paragonabile a quella che Togliatti fece negli anni 60 su come cambia la natura della guerra e come si modificano e diventano più terrificanti i rischi di una guerra, terza guerra mondiale, che possa essere combattuta, che possa essere combattuta e vinta, senza il pericolo, sventando, superando il rischio e il pericolo della ritorsione, no? Nucleare, ma spostando il terreno della guerra su un terreno più avanzato, tra virgolette, sul piano scientifico e tecnologico, per cui chi raggiunge un livello scientifico e tecnologico molto più alto degli altri riesce a scatenare una guerra, mettere gli altri in ginocchio, o magari andare dai capi di Stato e dire, senti, noi siamo in grado di fare questo, questo e questo, arrenditi, perché altrimenti non solo lo facciamo, ma se tu dici che una cosa così l'abbiamo fatta artificialmente, ti prendono per matto, chiamano l'ambulanza, no? Non sei in grado di dimostrarlo. Questo è il terreno di tipo nuovo in cui noi ci troviamo oggi a riflettere sul tema della pace e della guerra. Vi ringrazio.